torno, diciamo, ecco, ai discorsi che facevamo prima. Io sono d'accordo con Mannheimer quando dice il problema di questa elezione è che il centrodestra non è riuscita a interpretare un bel pezzo del suo elettorato, perché non era in sintonia con il mood del paese. Quindi non è detto che questa cosa qui non avvenga in futuro alle politiche. Il problema è che deve spostarsi, cioè deve presidiare. Tu parlavi prima di Berlusconi. Al di là del nome di Berlusconi, la personalità di Berlusconi qual era? Presidiava l'area moderata e riusciva a rappresentare tutto lo schieramento. Quello che manca ora è esattamente questo, cioè nel senso hai due leader che, diciamo, sono spostati molto sulle estreme e quindi rimane completamente libero, non presidiata, l'area che invece ti permette di vincere. Roma, se tu lasci uno spazio così a Calenda, significa che tu hai presentato un candidato che non riesce a rappresentare quei mondi là. Ti faccio un esempio: se ci fosse stato Bertolaso, che oltretutto all'epoca Calenda voleva fare addirittura il ticket con Bertolaso, ma certo, probabilmente ma non avremmo questa situazione qua. Allora il punto qual è? Si deve ripensare, perché quella fase che pre-Covid, in cui diciamo c'erano queste, diciamo, il bipolarismo si caratterizzava con forti pesi alle estreme, non è cambiata, cioè nel senso continua ad esserci un'importante, diciamo, area estrema, ma che non vince se non riesce contemporaneamente a trovare, diciamo, uno sbocco al centro, una rappresentanza di quei mondi là che prima Berlusconi rappresentava. Allora fatemi sentire su questo caso.